Eccoci qui, Francesco Sinopoli, segretario FLC-CGL, siamo agli Stati Generali a Roma, appena iniziata l'attività prevista della 3 giorni. Francesco, perché siete qui presenti? Perché crediamo, come abbiamo sempre creduto, che sia fondamentale riaprire una discussione pubblica sulla scuola. Noi non volevamo e non vogliamo che dalla pandemia si esca come siamo entrati, con una scuola sottofinanziata, con una scuola trasformata in un'azienda e pressata da una competizione senza senso. Vogliamo tornare a ragionare del fine dell'istruzione, di quale sia la scuola migliore per il nostro paese, e per farlo c'è bisogno di confrontarsi con le studentesse e con gli studenti, che del resto in questi giorni hanno dato un segnale importante, ci hanno ricordato che la scuola è una palestra di democrazia prima di tutto. Gli studenti sono 3 venerdì che manifestano, oggi abbiamo assistito anche a diversi interventi dei politici, del mondo delle associazioni, dei sindacati che sostengono la loro protesta. Voi mi sembra siete usciti con un comunicato, siete vicini agli studenti? Noi abbiamo ribadito le nostre posizioni di sempre, fin dalla 107 quando è stata resa obbligatoria l'alternanza. Noi spiegammo che era una scelta sbagliata, perché piegava anche uno strumento didattico positivo ad un mercato del lavoro che ha caratteristiche incompatibili con quel tipo di utilizzo. Noi abbiamo un grande problema nel nostro paese, le caratteristiche del mondo del lavoro. Noi vorremmo un lavoro che fosse sempre formativo, ma non è così. Non tutti i lavori sono formativi. Le esperienze di intreccio tra scuola e lavoro devono avvenire solo in contesti dove sicuramente sono garantiti i diritti delle persone che lavorano, ma è anche garantita la formazione. Allora, questo dibattito sul rapporto tra scuola e lavoro si doveva aprire prima che ci fossero 2 incidenti così gravi. È giusto che gli studenti protestino e credo che sia importante che la politica però dia un segnale di ascolto reale e non retorico. Bene, segnale di ascolto, voi lo avevate chiesto a dicembre, siete scesi in piazza, e speravate in una risposta immediata, non è arrivata con la legge di bilancio. Ieri sono stati approvati degli emendamenti di apertura nei confronti delle assunzioni sul reclutamento, parliamo dei precari, in particolare concorsi per coloro che hanno svolto 36 mesi, concorso STEM, apertura sulla prima fascia GPS e anche la possibilità di riaprire le graduatorie. Sembra ci sia questa, anche se c'è un po' di baruffa, comunque intenzione di mantenere la scadenza naturale. È un segnale positivo? Ci sono dei primi segnali, questo è sicuramente frutto della mobilitazione. Voglio però ricordare che la legge di bilancio una cosa l'ha portata, ha cancellato la dedizione. Non dimentichiamoci che quella definizione avrebbe comunque condizionato il prossimo rinnovo del contratto, reintroducendo quella logica selettiva e competitiva della legge 107, forse in una chiave ancora peggiore. Noi adesso ci aspettiamo che questi primi segnali del mille proroghe si traducono in qualcosa di più concreto e ci aspettiamo che si riapra un confronto sulle risorse per il prossimo rinnovo, perché le risorse devono aumentare. Noi questo l'abbiamo detto in vista della legge di bilancio, lo ribadiamo, non c'è un limite ai provvedimenti che possono intervenire per la scuola oggi, anzi servirebbe un provvedimento specifico che riesca a realizzare quelle che sono poi effettivamente le priorità che noi bene abbiamo individuato già nel mese di dicembre. Specifico per la scuola che va oltre i 107 circa euro? Certamente sì, noi abbiamo come obiettivo quello di avvicinarci il più possibile alle retribuzioni dei settori pubblici che consideriamo equivalenti per titoli di studio. Io credo che dopo 2 anni di pandemia, quando è evidente a tutti la centralità del sistema di istruzione, anche cose che erano per noi scontate sono diventate finalmente di patrimonio pubblico, il governo abbia il coraggio di riconoscere il lavoro che è stato fatto e quindi l'importanza della nostra scuola e di chi ci lavora. La scuola Sinopoli fa parte però di un comparto pubblico, fino ad oggi non è mai avvenuto che nella scuola, non è mai accaduto che nella scuola ci sia stata una differenziazione
riguardo gli aumenti di tutti gli impiegati. Ma già adesso sono tutti differenziati gli aumenti di questi rinnovi, lo faccio osservare perché più di un critico, sono già tutti differenziati gli aumenti in questa stagione contrattuale, se si va a guardare i diversi comparti, sì, ma anche all'interno degli stessi comparti ci sono già grandi differenze. Questa è una responsabilità sicuramente del governo che ha gestito male questa partita, però significa che evidentemente ci sono degli spazi per interventi aggiuntivi, ma io su questo non ho proprio dubbi. Certo, quindi siete stati convocati qualche giorno fa con l'occasione dell'atto di indirizzo. Sì. Già in quell'occasione avete avuto sentore, un'apertura in questo senso? Noi abbiamo ascoltato con attenzione l'atto di indirizzo, ha un'impostazione tutto sommato positiva, è sempre poi la proposta della controparte, quindi la trattativa deve iniziare, noi abbiamo la nostra piattaforma, il ministro ha ribadito che è impegnato nel cercare nuove risorse e noi dobbiamo impegnarci nelle prossime settimane per rivendicare anche visibilmente nuove risorse, ognuno deve fare la sua parte. Ok, quindi l'ultimissima, qualora doveste essere convocati e l'Aran vi dovesse proporre i 105 euro di aumento, cosa farete? Non basteranno, già l'abbiamo detto, ma noi faremo quello che deve fare un sindacato, ci mobiliteremo e spingeremo al massimo per avere un risultato migliore, più soddisfacente per la categoria, più consono all'impegno che ogni giorno questa categoria mette nel suo lavoro. Un'ultimissima, poi veramente basta un minuto. Non solo il rinnovo del contratto riguarderà la parte economica, ma anche quella normativa. In poche parole, quali potrebbero essere le priorità e i punti su cui agire? C'è una piattaforma impegnativa delle FLC a cui rinvio, credo però che ci siano questioni fondamentali che riguardano l'organizzazione del lavoro, che riguardano la garanzia della libertà di insegnamento, che riguardano lo sviluppo professionale e personale ATA, che riguardano la formazione. Una formazione vera, di qualità, su cui fare investimenti importanti. Insomma, questo rinnovo può essere un rinnovo importante. Una formazione, con una battuta, chiudiamo, da fare in orario di servizio. Una formazione deve essere pagata, okay. Su cui fare un investimento, una formazione vera. Quindi quello che sta avvenendo adesso, per esempio con le 25 ore obbligatorie... No. Quello è esattamente ciò che non vogliamo. Noi dobbiamo fare una formazione che entri nel contratto e sia un investimento reale.